e sfondo una ogni apertura, confidando nella propria forza e nella buona sorte, apre il conteo rionale. Madame e Messeri, ecco a voi il corteo che viene annuncio dal titolo, il corteo delle città di Margherita. Thank you.
prima del corteo è arrivata ai contadini in festa nell'ultimo giorno di carnevale e con il viso celato da maschere danzano allegramente intorno al carro dell'abbondanza. Sopra prendono posto due contadini che personano le figure chiave della festa. Il primo è Marco Tonio di Corocotta, protagonista del testamento di Torcello, scritto che fa comprendere in chiave umoristica l'importanza della tradizionale uccisione del maiale per l'economia contadina, legittimando il detto del maiale facendo di campare la dura realtà del potere.
parlamentari e in particolar modo nella Corte Fiorentina. Una rilettura della cortardità medievale impreziosita da Ligori e consenteria prettamente. Impreziosito dal verdugale che arricchisce la donna con magnificente pomposità. Quest'ultimo elemento, conosciuto anche come il fatto indiano di origine spagnola, si diffonde in tutta Europa a partire già dal 1470, come testimonianza la raffigurazione di Sanremo di Barabara. Direttamente ispirata alla tecnologia di Lipa, la bocca impugnata dalla scuola. Al seguito, la nobile rappresentanza, la gioielleria e i mancati giornalisti che le portano a scelta. Chiudono il gruppo del fuoco, ma che non è un italiano, due ancestri, un consiglione ispirato a dolori e dolori.
quel gruppo dell'inverno. Questa è la stagione della morte, del riposo periodico della natura. La natura non muore, ma si trasforma. Tutto è un divenire, energia cosmica si manifesta in infinità di forme e di trasformazioni climatiche, atmosferiche e vegetali. Il Dio Saturno è generato con il Signore del Tempo e a tal proposito reca nelle sue mani una testa. Tutto termina con